Buongiorno e ben ritrovati a Prima Notizia, il nostro spazio è dedicato alla rassegna stampa e ai primi aggiornamenti dalla Basilicata. Andremo a vedere insieme quali sono le notizie del giorno dalle prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che vedete già pronte alle mie spalle. Prima però, come di consueto, il nostro servizio di apertura dedicato oggi all'emergenza Covid, contagi in discesa in Basilicata ma cresce l'indice RT. Nel bollettino di ieri della Task Force regionale segnalati due nuovi decessi, resta stabile sotto media nazionale la pressione ospedaliera. Per tutti i dettagli sentiamo Michelangelo Russo. Nessun picco di fine anno, continua la fase di discesa dei contagi in Basilicata. Nella settimana dal 23 al 29 dicembre scorsi, come riporta l'ultimo bollettino della Task Force regionale, il numero dei nuovi casi è sceso a 868 rispetto ai 920 della settimana precedente, ma con circa 500 tamponi in meno processati. Nel dettaglio 3.758. Le nuove positività riscontrate in provincia di Potenza sono state 577, nel Materano 247, 7.460 i positivi totali in regione. Il report segnala inoltre due nuovi decessi, portando a 972 il numero delle vittime lucane del Covid da inizio pandemia. I guariti sono 382. Sul fronte ospedaliero 40 i ricoveri, 15 al San Carlo, 25 al Madonna delle Grazie, con le terapie intensive vuote. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica resta sotto media nazionale al 13%, numeri che trovano conferma anche nel monitoraggio settimanale della cabina di regia. In Basilicata infatti l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti registrata è scesa ulteriormente a quota 155,2. Due settimane fa il tasso era dato a 174, sette giorni fa a 167. L'unica nota dolente è l'RT, nuovamente sopra quota 1, che classifica la Basilicata a rischio moderato. Su questo aspetto è in arrivo la circolare del Ministero della Salute. Le regioni, si legge nel testo, si preparino ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie, prima fra tutte l'influenza e alla possibile circolazione di nuove varianti di SARS-CoV-2. E dopo il servizio di apertura sull'emergenza Covid siamo pronti per partire con la rassegna stampa. Cominciamo come sempre dalla prima pagina del nostro giornale, La Nuova del Sud. Sulla Nuova di oggi c'è proprio l'emergenza Covid in apertura, contagi giù, ma il governo mette in guardia le regioni. Il 2022 si chiude con la curva in calo, casi settimanali sotto quota 900, circolare ai governatori, restrizioni nell'eventualità di altre ondate. Andiamo nella falsa apertura. Basilicata meno attrattiva sulla reputazione turistica, la nostra regione scende al 12° posto, un passo indietro rispetto al 2021, tanti gli indicatori presi in esame. Poi PNRR, finanziati tre progetti sui beni confiscati, ma Libera ammonisce dei comuni dati chiari e accessibili, è il primo passo per valutare l'impiego delle risorse. Poi l'avvertenza ex Auchan, speranze dei lavoratori appese a un filo, scade oggi il termine per partecipare al bando per la riconversione. Nel taglio centrale, ampio spazio allo sport, in Serie C Potenza nasce la collaborazione con il calcio a 5 e si guarda oltre, dunque c'è il sogno polisportiva. Ancora tricarico tricolore, eccellenze rossoblù vincono la Coppa Lupo. E per quanto riguarda il Capodanno a Matera, capienza massima di 3.750 persone per il concerto di questa sera di Gigi D'Alessio. Poi ai lettori ricordiamo che anche La Nuova del Sud domani, come tutti i quotidiani, non sarà in edicola, appuntamento è per lunedì 2 gennaio. Andiamo alle pagine interne, a pagina 3 l'approfondimento sull'apertura, nessun picco di contagi di fine anno, il 2022 si chiude
con la curva dei casi ancora in calo, meno di 900 nell'ultima settimana. Stabile la situazione negli ospedali, ma ci sono altre due vittime tra gli anziani. Unica nota dolente, l'RT sopra quota 1, 40 le persone ricoverate al San Carlo e al Madonna delle Grazie. Passiamo a pagina 2, dove si parla di distretti sanitari. Saltano Venosa, Senise e Tricarico. La regione approva il nuovo piano dell'assistenza territoriale. Invece, per quanto riguarda l'ospedale di Stigliano, si va verso la riqualificazione. L'ASM avvisa entro marzo l'inizio dei lavori. E parliamo dell'influenza stagionale che è arrivata in Basilicata, con un picco di casi registrato proprio a cavallo tra Natale e Capodanno. L'ASP proroga le somministrazioni di dosi per combattere l'australiana fino al prossimo 31 gennaio. I dettagli da Donato Carbonella. L'influenza australiana è arrivata anche in Basilicata, con un picco di casi accertati legati alla classica sintomatologia: difficoltà respiratorie, tosse, mal di gola, raffreddore, malessere fisico diffuso e dolori a livello articolare. In alcuni casi può evidenziarsi anche la presenza di sintomatologia gastrointestinale. A tal proposito, l'azienda sanitaria locale di Potenza ha disposto la prosecuzione della campagna vaccinale fino al prossimo 31 gennaio, in maniera tale da consentire la somministrazione del vaccino a chi non lo avesse ancora fatto. Vaccinarsi contro l'influenza australiana, evidenzia il direttore Luigi D'Angola, è fondamentale per prevenire la malattia, mentre per chi si è già sottoposto ad inoculazione e contrae il virus, aiuta a prevenire le forme gravi. Quanto ai dati, le coperture vaccinali influenzali in Basilicata sono soddisfacenti per l'ASP, tanto che a differenza del trend nazionale, in regione si registra nella campagna vaccinale 2021-2022 un incremento sia negli over 65, 68,5%, che nella popolazione totale, 22,4%, rispetto agli anni precedenti. Proprio sugli over 65, spiega ancora D'Angola, la Basilicata ha conseguito indici di copertura vaccinale importanti, collocandosi come seconda regione in Italia dopo l'Umbria. Oltre al vaccino, le armi a disposizione per prevenire l'infezione sono sicuramente il distanziamento sociale, come il Covid ci ha insegnato, e l'uso della mascherina, che deve essere utilizzata se si è particolarmente esposti o si presentano già sintomi influenzali. E riprendiamo la nostra rassegna stampa da pagina 7 della Nuova del Sud. La Basilicata perde appeal, secondo il report di Demoscopica è dodicesima per reputazione turistica, un passo indietro rispetto al 2021, ma sale la spesa nel comparto, 150 milioni di euro. Gli indicatori presi in esame sono visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali e loro social appeal presso gli secondi, popolarità del location e reputazione del sistema ricettivo. Passiamo alle notizie da Potenza città. La diocesi di Potenza raccoglie l'appello del Papa, una santa messa e un falò sul sagrato della chiesa affinché tacciano le armi e si restituisca la speranza. La manifestazione in occasione della 56esima giornata mondiale della pace si terrà domani nella parrocchia Beata Vergine del Rosario. E poi botti vietati fino all'Epifania, emanata dal sindaco l'ordinanza che vieta di fare esplodere artifici sia fontane luminose e bengala. Per i trasgressori multe fino a 500 euro. Ed è conto alla rovescia per il Capodanno materano, che vedrà questa sera nella città dei Sassi l'esibizione di Gigi D'Alessio. Tutte le limitazioni per assistere al concerto nel servizio di Salvatore Colucci. Un tour tra i Sassi, un primo incontro con la stampa. È iniziato così il weekend del Capodanno materano per Gigi D'Alessio, che dalle 23 si esibirà in concerto al Parco del Castello Tramontano, nella città dei Sassi. Per consentire l'accesso all'area in massima sicurezza, prevista è modifica alla viabilità, necessaria per garantire l'afflusso ai partecipanti in numero massimo di 3.750 persone. L'accesso pedonale sarà consentito a partire dalle 19 per i diversamente abili e dalle 19.30 per tutti gli altri, da via La Nera e dall'ingresso carrabile che dall'interno del Parco Giovanni
Giovanni Paolo II conduce su via Castello. Gli automobilisti potranno usufruire dei parcheggi gratuiti di via La Nera, oltre a quelli a pagamento di via Pasquale Vena e via Saragat e via della Quercia. Vietato introdurre nell'area del concerto bottiglie in vetro, lattine, spray urticanti e fuochi pirotecnici. Intanto qualche anticipazione sul concerto, occasione in cui il cantautore napoletano celebrerà i 30 anni di carriera con un repertorio sia in napoletano che in italiano. In tutto circa 50 canzoni. D'Alessio ha apprezzato la bellezza di Matera tanto da lasciar presagire di essere stato ispirato dalla città capitale europea della cultura del 2019 per una prossima canzone. Siamo al sud, siamo in questa città meravigliosa, come dicevo prima in conferenza stampa, è una città che si offre a tutto, una città antica e moderna, tant'è che è stato set di La Passione di Cristo e quello con 007, quindi una città, cosa vuoi di più? Una città che ha queste potenzialità, è normale, per me è normale che è stata e che resterà capitale europea della cultura. E passiamo alla pagina della cultura, a pagina 11 della Nuova del Sud si parla dell'Onirica Lights Festival, reale e virtuale danno nuova luce ai luoghi simbolo della città, artisti della scena nazionale e internazionale per 2 giorni attraverso il loro estro hanno dato un nuovo volto al Covo degli Arditi e al Largo Duomo, una spettacolare kermesse promossa da Onirica SRL che ha riscosso grande successo. Per l'occasione è stato presentato in anteprima Real Verso Lucanum, un progetto nato per la promozione dei borghi, la chiusura del festival con un mix di musica elettronica e immagini di documentari lucani. E passiamo allo sport, è stata suggellata ieri la collaborazione tra il Potenza Calcio e il Potenza Calcio A5, un'intesa che prevede anche la partecipazione del settore giovanile scolastico della FIGC, che potrà aprire sviluppi futuri sulla creazione di una polisportiva lucana. Ce ne parla Luigi Santopietro. Due fratelli così simili, così diversi, ma il DNA è lo stesso. Il calcio e il futsal hanno troppe cose in comune per non essere facilmente associati nell'immaginario collettivo. È proprio nell'ottica di unire conoscenze, patrimonio genetico e progettualità futura, il Potenza Calcio di Patron Macchia, che milita in Serie C, e il Potenza Calcio A5 del presidente Salvatore Mancusi, che sta facendo un figurone in Serie B, hanno scelto di proseguire per una strada comune, per il momento partendo da una collaborazione tra le due società, che prevede anche il sostegno del settore giovanile scolastico della FIGC, rappresentato dal coordinatore regionale Maurizio Colonnese, con partecipazione al torneo sperimentale nazionale Under 13 Futsal Elite di Futsal in Soccer, che si basa proprio sulla convivenza dei due sport fratelli. In futuro invece con un discorso che potrà allargare gli orizzonti a un'esperienza maggiormente inglobante e che possa addirittura portare alla nascita di una polisportiva con un raggio più ampio dei confini cittadini. La polisportiva è un progetto a cui stiamo lavorando, lo riteniamo necessario se vogliamo oltremodo dare un segnale forte al territorio. Il territorio per noi non è solo Potenza, Potenza ha un ruolo importante, ma il territorio è molto più ampio. E allora lavoriamo a una polisportiva basilicata che metta dentro calcio e non solo calcio. Ma questo perché? Perché riteniamo che sia doveroso da parte nostra, per le ragioni che ho sempre detto, cioè quello di donare qualcosa, cioè di trasferire un pezzo di quello che si fa. E perché non dobbiamo provare anche a stare vicino a degli sport minori che soffrono le dimensioni, i territori? Noi abbiamo l'obbligo morale di farlo e da qui l'idea di far nascere la polisportiva Basilicata. Dai vari rapporti che stiamo intrattenendo in queste settimane ci è stato sottoposto questo progetto che abbiamo accolto subito con entusiasmo e grazie alla disponibilità del settore giovanile scolastico che ce l'ha ben rappresentato abbiamo iniziato a crederci,
adesso si è come dire, materializzata questa collaborazione, speriamo di fare bene e di creare dei buoni presupposti affinché si consolidi sempre più nel tempo. Inclusione rappresentata perfettamente dal Potenza Calcio a 5, società che nasce dalla fusione, fatto ma è banale, nel capoluogo di tre club, il Futsal Potenza, lo Shaolin e il Potenzia. Un'unione di intenti che ha permesso al capoluogo di avere e mantenere una squadra in un torneo nazionale. Ci tenevamo tanto a questa collaborazione perché insomma, è finalizzata la crescita dei ragazzi del settore giovanile, dei ragazzi del posto. Noi è un lavoro che già facciamo da 3 anni, siamo 3 anni nel nazionale, ci sono ragazzi che fino a pochi anni fa erano protagonisti under 19 e quest'anno sono i protagonisti della prima squadra nazionale, quindi è un progetto importante, ha avuto la crescita per portare insomma, la metodologia del futsal nel calcio in modo tale da far crescere i due sport parallelamente e portare il nome della città di Potenza il più in alto possibile nell'ambito dei campionati sia di calcio che di calcio a 5. Sicuramente una collaborazione con la nata oggi che noi abbiamo apprezzato, ovviamente il settore giovanile scolastico è aperto chiaramente a queste iniziative, la famiglia Macchia, insomma il Potenza Calcio ha aderito a questa iniziativa del futsal Under 13 Elite, ma soprattutto l'apertura è verso i progetti dell'SGS, progetti di inclusione, di socializzazione che si svilupperanno in futuro, quindi sicuramente questo aiuta a una crescita del calcio giovanile lucano e credo ci siano tutti gli elementi per poter essere ottimisti per il futuro. Mediante questa partnership il Potenza Calcio a 5 impiegherà il proprio staff tecnico per affiancare i tesserati del Potenza Calcio nella disputa del torneo riservato agli esordienti Under 13 della Futsal in Soccer. Di cosa si tratta ce lo spiega Giuseppe Telesca. Futsal Elite nasce da questa sinergia insomma, che Roma ha convenuto ci fosse tra calcio a 11 e calcio a 5. A questo torneo sostanzialmente possono partecipare tutti i club professionistici e in più tutte le società di terzo livello elite di ogni delegazione regionale, piuttosto che da quest'anno anche le società che partecipano alle aree di sviluppo territoriali regionali. Promuoviamo quella che è la crescita continua, lo sviluppo e soprattutto il supporto e il sostegno a tutto il territorio della Basilicata attraverso appunto tutta una serie di progettualità, come dicevo prima, anche sul femminile, con gli stage di calcio più, con l'attività femminile, l'Evolution Program, con i centri federali territoriali e le aree di sviluppo territoriale. E ritorniamo in edicola, eccole qui le due pagine dedicate a questa iniziativa. Potenza si allargano gli orizzonti, sancita la collaborazione con la società di calcio a 5 e del presidente Mancusi e la FIGC per Futsal in Soccer, anticipata l'idea della polisportiva Basilicata, lo abbiamo sentito, patron Macchia ha detto, progetto a cui stiamo lavorando, segnale forte al territorio regionale. E si parla di Potenza, pagina 17 della Nuova del Sud, benzina per il girone di ritorno, 2 giorni di riposo concessi ai calciatori, Steffè però rimane in città per accelerare i tempi di recupero. E passiamo ora agli altri quotidiani regionali, questa è la prima pagina della Gazzetta di Basilicata, serrata degli ambulatori privati, la sanità lucana rischia il caos e poi festa a Matera con Gigi D'Alessio. Alessio, Veglioni e Cenoni in Basilicata per la notte di San Silvestro. In basso negli agriturismi lucani c'è area di boom alla cena di Capodanno e poi progetto a metà ponto, Lido accessibile a tutti, mare e servizi sociali. Passiamo al quotidiano del Sud, in apertura il piano Fanelli per curare i lucani, è stato approvato dalla Giunta regionale il provvedimento per l'assistenza di programmazione territoriale, meno distretti sanitari, più case della comunità e 6 centrali operative, l'assessore dice più vicini ai pazienti. E poi l'enigma per Tusillo, ovvero la polemica sulle macchie con l'ARPAB, la regione dice finora controlli senza problemi.
problemi. Turismo verso il tutto esaurito aspettando il 2023, con Gigi D'Alessio a Matera possibili solo 3.750 posti. Nel taglio basso, morti sul lavoro, Basilicata in zona rossa, incremento di oltre il 22% degli incidenti tra le regioni più a rischio. Oltre 1.000 le vittime nel 2022 fino a novembre, senza contare quelle per il Covid. Ed ora possiamo passare alle previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, San Silvestro, ultima giornata di questo 2022, con l'anticiclone africano a interessare l'Europa meridionale e anche l'Italia, e ciò non toglie infiltrazioni di aria un po' umida dal Mediterraneo a investire il nord e la Toscana. Gli effetti li possiamo vedere con la prossima grafica, un po' di nuvolosità irregolare ancora sull'alto versante tirrenico e sulle regioni settentrionali, bel tempo invece al sud con clima mite. La prossima immagine ci conferma qualche goccia di pioggia non esclusa sulla Venezia Giulia, il Levante Ligure e poi verso sera ovest Lombardia. Diamo uno sguardo in sintesi alla mappa dell'Italia, abbiamo già parlato della nuvolosità regolare al nord sulla Toscana, mentre restanti zone del centro-sud con sole e soprattutto temperature più da primavera che davvero inverno. I dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. E dopo le previsioni meteo andiamo a dare uno sguardo ad alcune delle prime pagine dei quotidiani nazionali che abbiamo selezionato per voi. Partiamo dal Corriere della Sera, in apertura, Covid, i timori e le misure, pandemia imprevedibile, mascherine e smart working con più casi, poi passa il decreto rave, bagarre alla Camera, alleati divisi sulle norme Novax. Stessa apertura sulla Repubblica, Covid indietro tutta, la Camera approva il decreto che reintegra medici e infermieri non vaccinati, blocca le multe e cancella il Green Pass. Intanto l'Unione Europea è divisa sui tamponi, la Cina grida al complotto, volete sabotarci. Passiamo al Libero, qui in primo piano l'addio al 2022, in particolare i peggiori dell'anno, sempre secondo questo giornale ci sono, vediamo, Letta, Putin e Roberto Speranza. Passiamo avanti, questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano, anche qui Covid, mascherini e vaccini, Schillaci fotocopia Speranza, identica la circolare a quella di 3 mesi fa del contestatissimo ex ministro. Dopo i Liberi tutti, cominciati con Draghi, il governo fa i conti con l'emergenza, allerta alle regioni sui posti letto e pressing sulle quarte dosi. Il Tempo, ok dell'Aula, il decreto rave e legge, convertito il primo atto ideato dall'esecutivo appena insediato, stretta sui parti legali, ergastolo stativo, meno restrizioni contro il virus, le grandi sfide del 2023, burocrazia, sicurezza, migranti, giustizia e fisco. E questa è la prima pagina del Sole 24 ore, nel taglio alto l'anno nero di borse e bond, e poi più in basso autostrade, no a rialzi in 10 tratte. Passiamo ai quotidiani sportivi, questa è la prima pagina del Corriere dello Sport, Capodanno con le stelle, il 2023 ci riporta alla Serie A con una grande sfida, mercoledì Inter-Napoli e il Festival del Gol.
E chiudiamo con Tutto Sport che vi ricordo esce ogni giorno in abbinamento con il nostro quotidiano La Nuova del Sud. Nel taglio alto Pelé meglio di Diego mentre tutto il mondo piange. La leggenda brasiliana del calcio c'era rievoca per Tutto Sport. La finale di Messico 70 dice più forte anche di Maradona, seppure in contesti differenti. Vi spiego perché. E poi l'apertura Juve rifugio in chiesa. E con la prima pagina di Tutto Sport concludiamo qui la nostra rassegna stampa. Ci rivediamo alle 13.50 per la prima edizione del TG. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.